attrice comica palermitana Teresa Mannino al teatro di Giunone nella Valle dei Templi con Camilleri e il maestro senza regole, Gloria Scafè. Sto leggendo la storia di un personaggio inafferrabile. È l'ultimo romanzo di Andrea Camilleri, Inseguendo un'ombra. Io invece da 20 anni che inseguo proprio lui, il nostro scrittore più amato. Ai piedi del Tempio di Giunone, la frizzante attrice palermitana Teresa Mannino ha deliziato il numerosissimo pubblico presentando il film Il Maestro Senza Regole. Si tratta di una biografia che racconta la carriera e la vita privata di Andrea Camilleri. Nel film documentario, attraverso le interviste della Mannino allo scrittore agrigentino, si ricostruisce la sua adolescenza a Porto Empedocle fino all'insegnamento all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica e alla scrittura dei suoi più famosi romanzi. L'evento è stato organizzato dal FAI in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi di Agrigento. Teresa d'Agrigento, hai parlato di Andrea Camilleri, il maestro che non vuole essere chiamato maestro. Ma io lo capisco in questo, perché lui è un po' come Socrate, un ermeneuta, cioè lui ti tira fuori le cose che tu hai, quindi in quel senso non è maestro, nel senso di colui che impone. E questo lo dicevano anche i suoi allievi che abbiamo intervistato per il documentario. Dicevano appunto che non è stato mai un regista che imponeva. Hai parlato della tua esperienza milanese. Cosa si prova a tornare in Sicilia? Ma io ormai torno spessissimo, quindi mi emoziono sempre, perché non lo so, anche se troviamo sempre difetti nella nostra terra, che ce li ha, che ne ha, però quando torniamo è ovvio che, insomma, sono quei legami forti, quelli dell'origine, e in più l'origine siciliana è un'origine appunto che ti tira. E quindi quando arrivi ti emozioni per la bellezza, per la luce, per le voci, per i suoni, per tutto. Sul palco non sono mancati i momenti di comicità che hanno divertito, come sempre, il pubblico che tanto ama la Mannino. Gli arrivi di Palermo. A forma di piazza. Perché per ogni passeggero atterrato ci sono almeno 12 parenti. Il nonno, la nonna, lo zio, i nipotini, la nanna con le tappine. Tutti ci sono, che alla fine quello che arriva in macchina non ci entra, perché ci sono tutti i parenti. E si deve prendere i mezzi, come a Milano. Uguale, uguale. L'artista esprime la sua felicità per aver ricevuto l'invito del Fondo Ambiente Italiano ad Agrigento e aggiunge: ringrazio Giuseppe Lopilato, ne ho molta stima e ho molta stima di ciò che fa il FAI, perché è qualcosa di meraviglioso per l'Italia e per l'ambiente. Stasera Teresa, che si è innamorata tantissimo del Giardino della Colimbetra e della Valle dei Templi di Agrigento, ha accolto il nostro invito a sostenere il nostro progetto ed è qui con noi la sua arte e a raccontare soprattutto l'episodio in cui ci siamo conosciuti, in cui ci siamo incontrati, e cioè quando ha girato il film su Andrea Camilleri.